di 2 minuti, ma dovevamo riuscire a connettere la PlayStation al a quello che è appunto il canale di Game Compass. Scusate, sono dislessico, ma sono veramente stanchissimo oggi. Fa caldo, è agosto e quindi dovete capirmi praticamente tutti. Ok, avvisiamo qua la gentile clientela, quindi ragazzi di Game Compass, in realtà che siamo online, controlliamo che il titolo sia corretto della trasmissione. Andiamo a vedere perché qua io non lo riesco a vedere. C'è un Back to the Future The Game che è scorrettissimo, fra l'altro. Vediamo un attimo se possiamo cambiarla questa roba. Vediamo un po': impostazioni trasmissioni, impostazioni avanzate. Impostazioni, visualizza il messaggio agli spettatori, commenti degli spettatori, messaggio agli spettatori. Sì, direi che non è più Back to the Future, ma abbiamo un Detroit Become Human che ci porteremo, fra l'altro, mi sa, per un po' di tempo, perché è un gioco con una sua lunghezza, non lunghissimo ovviamente, ma circa il doppio sicuramente del precedente Ritorno al Futuro. Un Ritorno al Futuro che ricordiamo abbiamo finito comunque in circa un paio di settimane. Eccoci qua, allora, quindi dovremmo avercela fatta. Ed eccoci qua, tutto impostato come si deve. Quindi, detto questo, oh, e siamo ritornati, eccoci di nuovo sul canale. Bene, direi che a questo punto si può veramente ricominciare. Quindi abbiamo video, audio, opzioni, lingua, difficoltà, comandi. Andiamo indietro. E direi che a questo punto possiamo cominciare con la storia di Detroit Become Human. Antefatto, ovviamente tutti saprete più o meno che questo è un titolo particolare, nel senso, è il tipico titolo di Quantic Dream di David Cage, il primo titolo che non vede la sua firma come lead writer, ed è ambientato nell'agosto 2038, quindi agosto anche lì. Siamo qua, è quasi un anniversario, direi. Là, tanto il Ferragosto non si festeggia nemmeno. Ed ecco qua, questo è il primo androide che andiamo a incontrare, il nostro amico Connor. Chi ha provato la demo, che era fra l'altro disponibile sul Play Store, ha proprio giocato questo episodio. Questo episodio è quello in cui noi, Negoziatore sul posto. negoziatore sul Ripeto, posto. negoziatore sul posto. Ok, dobbiamo andare a negoziare con un androide e capirete adesso il perché. Quindi, qua ci spiega i controlli. Se qualcuno mi dà un feedback audio, io lo ringrazio anche. Quindi questa è la famiglia che abbiamo, visto che la famiglia più che altro interessata. Abbiamo un pesciolino, un gurami nano addirittura. Salviamolo, perché no? Mi sembra una buona azione da fare, no? Primo gesto d'umanità del nostro androide Connor, che è stato quello appunto di salvare un pesciolino. Vedete, cominciamo con i grandi. Ciao Gabratta, La prego, salvi la mia bambina! dammi un feedback audio ovviamente, dimmi se va bene. Lei è atterrita Un perché androide! vede Mi un spiace, androide. dobbiamo andare! Non potete farlo! Dice: No! affidate la Perché non mia. mandate una persona Perché una persona? Perché una persona? Perché non una persona? Perché un androide? Cioè, è come dire negli anni 30 dell'America maccartista, perché è affidata a un nero? Beh, un po' come adesso, Non è che cambi molto. Allora, qua c'è questo bellissimo meccanismo dove si possono vedere le interazioni possibili, più o meno, e gli obiettivi anche. Audio K, benissimo. Allora, ci siamo. Ok, parla prima con il capitano Allen. Quindi il capitano Allen, mi sa, il gioco ci leziona lì. E quindi andiamo dal capitano Allen, vediamo che cosa ha a dirci. Ricordiamo che qua è Capitano tutto Allen, mi un chiamo quick Connor, time event. sono l'androide della CyberLife. Cyberlife, che è l'organizzazione Spara tutto quello che si muove. che Ha già gestisce ammazzato questi due dei miei androidi. uomini. Potremmo intervenire, ma sono sul bordo della terrazza. Se lui cade, lei cade.
Quindi, nome del deviante, comportamento shock emotivo, nome del deviante. Conosce il suo nome? Non ne ho idea. È importante, mi servono informazioni per stabilire l'approccio. Ok. Comportamento. Ha mai manifestato comportamenti anomali prima d'ora? Sì. Salvare la bambina è ciò che conta. Perciò o ci pensi tu a questo androide, o ci penserò io. Beh, probabilità di successo vanno sempre più in basso, cominciamo benissimo. E allora dobbiamo scoprire cosa è successo a questo punto da quello che... Ok, indizi da analizzare. Ne abbiamo uno qui. Quindi abbiamo una Black Hawk. Ecco, questo sistema di indagine è leggermente diverso da quello che c'era in Heavy Rain, anche se lo ricordo in parte. Android ha preso la valigetta, si penso che si sente il rumore del microfono. Il deviante ha preso la pistola del padre, quindi va bene. Ok, questo evento intanto pare essere stato ricostruito, quindi e abbiamo già un elemento in più. Allora, speriamo a questo punto di... Ispezioniamo la stanza dello stagio, dovrebbe essere questa. Andiamo a vedere rapidamente perché il tempo finisce, ragazzi, qua. Quindi qualunque cosa può compromettere la buona riuscita, il buon esito dell'operazione. La bambina non ha sentito gli spari, questo lo sappiamo, quindi. Quindi, probabilità di successo aumentano. Esaminiamo il tablet intanto. Beh, riproduciamo. Ok, Daniel, quindi abbiamo capito qual è il nome del deviante. Bene, quindi hai sbloccato un dialogo, un'azione utile. Quindi, girando qui, non troviamo per la stanza altri elementi che possano esserci utili. Infatti la stanza dello stagio è stata ispezionata. Andiamo a vedere cosa c'è qui. Il bagno a primo acchito non sembra utilissimo e mi sa che infatti il nostro Connor non è interessato a ispezionare. Va bene, andiamo a vedere cosa è successo qui. Qua già abbiamo il primo morto. Quindi già sappiamo che la bambina è sottoposta a un trauma, niente male, avendo perso praticamente il padre. Ok, ferita proiettile. Poi, ferita proiettile. Vediamo sull'occhio, abbiamo deceduto. Andiamo a vedere dove sta l'altro elemento, è qui. No, questo era quello che abbiamo già preso. Ok, ecco altro elemento, un'altra ferita. Tre colpi di proiettile, ricostruiamo quindi questa vicenda pure. Ok. Ok, il padre stava stringendo qualcosa. Vediamo un po'. Abbiamo sbloccato qualcosa, quindi un elemento. Ok, abbiamo il tablet, quindi. Ok, incrementiamo la nostra probabilità di successo. Senti Katniss in sottofondo. Bene, sì, in effetti miagolava perché vede Sabrina che... dalle parti del cibo, quindi sta implorando, secondo me, cibo già adesso. Katniss, sei la solita vergogna. Quindi. Ecco, già abbiamo i primi spari. Ok, speriamo adesso che abbiamo il tempo un attimo di trovare altri elementi. Intanto abbiamo qua un altro poliziotto, analizziamo.
sta dicendo a Sabrina umana dammi cibo io ti comando, sì, probabilmente è quello che sto dicendo. Quindi residuo di sparo, vediamo qui. Qui abbiamo deceduto l'agente Deckard, che ci ricorda il nostro Deckard cacciatore di androidi, quindi non sarà, potrebbe essere un omaggio. Ferita la proiettile, ok, ricostruiamo. Ricostruzione incompleta. Vediamo un po' qua attorno cosa c'è. E abbiamo un altro elemento. L'ostaggio ha assistito alla sparatoria. Il poliziotto ha sparato al deviante. Andiamo indietro a questo punto. Vediamo un po'. La pistola forse, la pistola. Ok, la pistola è là sotto, quindi individuata l'arma, la andiamo a prendere immediatamente, direi. Perché c'è un countdown nascosto che sicuramente però la sta scorrendo, ragazzi. E non è bello. Pronti a intervenire, ci stanno pressando praticamente, ragazzi. Quindi prendi. Perché non si sa mai, però io vorrei un po' vedere. Ok, c'è un altro punto lì. Ok, intanto c'è un'altra macchia. Andiamo a vedere. Analizza. E questo è sangue del deviante. Anche lui è stato ferito. Sangue blu fresco. Questi nobili devianti. Quindi, vediamo un po' dove andare. Abbiamo un altro indizio qui. Esaminiamo. Abbiamo la scarpa della bambina, modello colorato a tracce di sangue umano, forse l'ostaggio è ferito. Andiamo a guardare qui. Diciamo che non sembra allegro il nostro Daniel. Esce all'esterno ancora, non è il momento. Famiglia sta per riunirsi a tavola. Vuole essere un altro elemento utile, non penso. De silenzio, vediamo. Conslevati proprio, infatti. Ok, abbiamo visto abbastanza. Io direi che dobbiamo vedere di concentrarci se ci può essere qualche altro elemento utile. Di solito qua ci sono notizie di altro genere. Vediamo un po' se può servire. Mi sa che è ora, ragazzi. Mi sa che è ora di andare. Vediamo un po' se ci sono altri elementi. Al massimo li possiamo guardare nelle stanze, perché siamo all'83%, non so ovviamente, grazie, se questi elementi siano ravvisabili, ancora si possono trovare, o in realtà qui avevamo guardato ben poco, no? Però avevamo guardato, c'era la valigetta, c'è un po' tutto, quindi l'unica mi pare uscire all'esterno. Del resto le nostre probabilità di successo sono già buone, quindi facciamo che andiamo. Indietro! Bene, ci ha accolto come si deve il nostro caro Daniel. Ci avviciniamo. Ecco, stiamo destabilizzando già il deviante.
Ottieni la fiducia del deviante, avvicinati lentamente. Il libero rassicura Danny e l'empatizza. Sono un androide, proprio come te. So come ti senti. Che cosa cambia? Ah, ok. Se sei un androide, sei dalla loro parte. Allora. Tu non capisci come mi sento io. Sei armato? Verità. Sì. Ho una pistola. Ho una pistola. Gettala. Gettala. Non fare scherzi o sparo. Dire che la gettiamo, no? Certo. Ecco. Niente pistola. Niente pistola. Così è più contento. Possibile causa, tu ed Emma? Allora, tu ed so Emma. So che tu ed Emma vi conoscevate bene. Pensi che ti abbia tradito, ma non ha fatto niente di male. Ho mentito. Pensavo mi volesse bene. Non ti sbagliamo. È solo come tutti gli altri umani. Daniel, no. Quindi, posso dire che... Volevano sostituirti e la cosa ti ha scosso. È andata così, vero? Credevo di far parte della famiglia. Di contare qualcosa. Ma era solo un giocattolo. Una cosa da buttare quando hai finito. Realista comprensivo. Senti, so che non è colpa tua. Le emozioni che provi sono solo un errore di programmazione. No, non è colpa mia. Io non volevo questo. Li amavo, lo sai. Ma per loro non ero niente. Sono uno schiavo a cui dare ordine. Uno schiavo a cui dare ordine. Mi sa che il fato si è letto. Questo rumore mi sta facendo impazzire. Digli di mandare via quell'elicottero. Ok, accettiamo di mandare via l'elicottero. La situazione è sotto controllo. La situazione è sotto controllo, dice il collega. Ecco, siamo molto contenti. Come mi hai chiesto. Allora, ultima chance, fiducia. Bluff. Non vuoi saltare davvero, Daniel? Lo avresti già fatto. Ora dammi la pistola e tutto questo sarà finito. Non avvicinarti! Un altro passo e giuro che mi butto! Avvicinati o arrenditi. Dice non avvicinarti. Ok. Guarda, non farò un passo di più. Siamo comprensivi. Voglio che mandi via tutti! E voglio una macchina! Una volta fuori città la lascerò libera! Quindi sacrificati, compromesso, rifiuta. Impossibile, Daniel. Lascia la ragazza e prometto che nessuno ti farà del male. Ok, già siamo andati. Io non voglio morire. Sacrificati, vi assicuro verità. Verità. Hai ucciso degli umani. Niente impedirà loro di distruggerti. E ucciderne un altro peggiorerà. Mamma mia, le cose. La verità ci ha fatto calare le probabilità di successo. Prendo ordini da tutta la vita. Ora tocca a me decidere. Oddio. Attenzione, la stiamo prendendo e lo buttiamo giù noi. Ma non penso che moriamo. Cioè, Connor mi muore. Ma che Connor mi muore all'inizio è finita. Cioè, finisce una timeline totale. Credo che in qualche modo ci salveremo. Missione compiuta. Software instabile. Mi pare difficile che ci giochiamo Connor per tutto il gioco. Vediamo un po'. Cade sul colpo del tipo, dice Dario. Speriamo. Perché è un problemone altrimenti. Una tragedia già iniziale questa. Ed è subito Steam Powers 2. Questo è il diagramma della scena, puoi usarlo per vedere le scelte fatte, quelle ancora da intraprendere e le possibilità sbloccate. Ciascun nodo ti farà guadagnare punti e potrai investire nella sezione extra. A causa della natura del gioco, alcuni nodi finali potrebbero non essere considerati per il completamento del diagramma. Questa è una cosa molto carina dal punto di vista
del game design perché esplicita proprio tutte le scelte che vengono fatte, ma ci esplicita tutto il potenziale che c'era, perché come vedete qua, che tra l'altro non è un albero affatto complesso, questo qua ci va a vedere appunto l'inizio, le scelte che potevamo prendere, per esempio salvare il pesce o meno, ispezionare il padre ceduto o meno. Troppo tempo perso qua pare che diciamo non sia stata l'opzione. Affrontare appunto l'androide all'esterno, qua abbiamo preso la pistola del poliziotto. L'approccio cordiale, allontani l'elicottero, dici la verità sulla pistola e dici la verità al deviante. Ok, qua se mentivamo al deviante potevamo anche aver costruito abbastanza fiducia addirittura. Daniel salta con Emma, questa è una timeline perché poi qua abbiamo il resto. Connor si tuffa ad afferrare Emma e cade, oppure i cecchini sparano al deviante, era l'altra opzione che già noi abbiamo scelto. Quello che voi vedete, che non è blu, ma che appunto compare, sono scelte che noi abbiamo già fatto nella prima partita che è intercorsa e che quindi sono scelte che abbiamo sbloccato. Tutte le altre, quelle rosse, sono appunto scelte che non sono state fatte ancora. Oppure avrà un nuovo guscio da poter utilizzare, la sua intelligenza artificiale verrà trasferita in un altro corpo. E qua in Detroit in realtà non si sono viste queste cose. Comunque vediamo che di questa timeline c'erano ben sei finali diversi, ragazzi. Già abbiamo. È bello perché comunque sia la polemica di solito è quanta scelta reale dà David Cage, danno i giochi Quantic Dream. Con questo vediamo che in realtà la scelta c'è, tipo Altered Carbon, dice il nostro Dario. Allora, vediamo intanto, facciamo una cosa, cioè vediamo di ricambiare un attimo le impostazioni audio, impostazioni di condivisione e trasmissione. Qua in questo momento non mi sto vedendo. Impostazioni di condivisione audio. L'audio lo abbiamo. E vediamo un attimo. Potete includere l'audio del microfono, delle cuffie, della PlayStation Camera, durante. Sì, quello ci siamo. Includere il microfono delle trasmissioni. Volevo un attimo impostare diversamente l'audio qua. Impostazioni di trasmissione. Cioè, così in modo tale da farlo uscire, condivisione audio, Sì, lo sento. così lo facciamo uscire, includi l'audio. Non vorrei che si dovesse fare a trasmissione spenta questa cosa. Non ti preoccupare. Aspetta un attimo, impostazioni statali dello schermo, Condivisione audio. condivisione audio è quello di prima, appunto. Ok, video della fotocamera, no. Impostazioni di condivisione audio, mi sa quello di prima. Magari condividi audio del parto. No, non c'entra. Ok, un attimo che. Mi date un feedback audio di nuovo adesso e mi dite come mi sentite, perché il microfono dovrebbe essere passato lì, sulla camera direttamente, anche perché così sento meno caldo. E vediamo, speriamo soprattutto che Connor non sia morto. Quindi, 5 novembre 2038, quindi siamo avanti di qualche mese, abbiamo davanti una ragazzina. Cosa vuoi fare? Cosa? Dario, mi senti? L'audio come va? Sì, ora l'ambientale si sente molto bene. Grazie per la presenza. Ok, siamo in un negozio di androidi. Sì. Guardati attorno con la levetta destra. Siamo in prima persona. Abbiamo la visione di un androide in prima persona in questo momento. Abbiamo un altro androide accanto. Sì, ragazzo. Due
Sabrina suggerisce già il personaggio che siamo, ma che io non vi ho rivelato, perché ovviamente se state vedendo questa live non avete magari giocato al gioco e vi evitiamo gli spoiler. Se vuole seguirlo, non ci siamo noi. Però tutto cominciò da una tech demo. Cioè, questo gioco, prima di divenire Detroit Become Human, cominciò da una tech demo. La tech demo si chiamava Kara. Allora capirete perché. Capirete chi è Kara. Il processo è stato un po' complicato. Era davvero malconcio, non ricordo cosa gli era successo. Un'auto. Incidente stupido. Incidente stupido, non ci convince nemmeno per sti cavoli. Abbiamo dovuto resettarlo. Qual è l'imbombo, Dario? Il mio o il loro? Ha un nome? L'ha scelto mia figlia. AX400, il tuo nome? Kara. Mi chiamo Kara. Ah, il gioco, dici, si sente il rimbombo del gioco? Certo, perché in questo momento quel microfono sta trasmettendo un audio che già sta trasmettendo il video, ovviamente. Certo, c'è il ritorno al gioco, dite voi. Giustamente, anche perché la camera è proprio sopra la TV. Se avessi uno sdoppiatore qua non sarebbe male. Allora, il gioco viene captato sia dalla televisione che quello che ha detto prima. Sarebbe bello se si potessero fare. Se si potessero usare due audio. Ecco, quindi abbiamo qui finalmente la sigla, i titoli di testa cosiddetti, no? Questa pioggia ricorda molto anche Heavy Rain. Abbiamo uno sguardo di Detroit. Tra l'altro, a quanto pare, gli sviluppatori hanno girato molto Detroit per ricostruirla con la maggiore dovizia possibile. Infatti non sono io mai stato a Detroit personalmente, ma lo studio, diciamo, di geografico, per essere molto preciso. Guillaume de Fundamier, che è l'executive producer, nonché assieme a David Cage, ecco, scritto e diretto da David Cage, che però pare, dicevo, non essere il lead writer, almeno così non si era firmato, però la sua impronta si vede sempre, figurarsi se non tocca i suoi giochi, giustamente. E qua abbiamo il terzo personaggio, quindi come avete capito ci sono tre storie da seguire, Connor permettendo, sperando che ci sia rimasto vivo e si svegli in qualche ospedale o roba del genere. E questo è appunto l'attore di Grey's Anatomy, ci dice Sabrina. Dice vai da Bellini Pence. Ovviamente noi approfittiamo per fare il solito appunto discorso. Qua si trovano, in realtà potresti provare a creare un party riato così utilizzare il microfono e le cuffie che è più lontano dal televisore, ma in realtà si poteva fare questa cosa, Dario, si poteva fare se la impostavo già prima del mio appunto della diretta, quindi non ci abbiamo pensato. Allora, progettare Android e fosse quindi segreti degli Android, qua ci sta introducendo, troveremo vari di questi giornali. Ciao Black Cat, quindi benvenuto anche tu a questa live. Quindi stavo dicendo, i segreti degli androidi, i cambiamenti climatici. In ogni stage, più o meno in ogni sequenza, noi troviamo ogni volta questi giornali che ci danno delle informazioni di contesto, sostanzialmente alcuni sugli androidi, altri sul clima. Diciamo che i messaggi grossi, i messaggi forti, sono lasciati molto a questi giornali che creano comunque una frame story, contribuiscono più che altro a arricchirla. Quindi, dunque, sì, quello è un buon metodo. Dunque, vediamo un po', continuando qui attorno. Ok, intanto abbiamo qua un semaforo verde di cui approfittiamo immediatamente. Premi R2 per usare il GPS. Quindi
bello essere androidi perché hai un GPS incorporato in corpo, dentro, quindi abbiamo una freccia qua e ci dice dove andare. Abbiamo un musicista dal quale andrò subito, una in civile ha lanciato una lattina intanto. Abbiamo visto il nostro musicista folk del momento, vediamo un po' qua attorno cosa abbiamo. Tra l'altro non possiamo in alcun modo interagire con lui, possiamo solo guardarlo. Chissà se guardandolo per... Ecco, proviamo a sentire uno spaccare di chitarra. Non siamo in GTA, Dario. Human Music, $1 per ascoltare la musica con l'anima. Ok, quindi evidentemente già c'è una polemica non da poco, mi sa, nei confronti degli androidi che evidentemente possono produrre musica. Però guardiamo, perché a volte queste interazioni, che non sono interazioni, ma magari appunto sono visuali, possono innescare le reazioni. Ma che stanno scegliendo? Che è di Black Sabbath. In effetti, considerando con che androide siamo, sono convinto che vorrebbe qualcosa di più movimentato, di più cazzuto. Si può dire cazzuto su Twitch? Sì, si può dire. È una sorta di Ed Sheeran de no altri, lui, praticamente. E lo abbandoniamo al suo destino, direi. Non ho intenzione... Anzi, che cazzo vogliamo? Siamo a Detroit, ci vogliono i Kiss, infatti. Chissà perché, infatti, David Cage non ha ideato degli androidi Kiss. Non sarebbe stato male come reagendo. Fra l'altro, cavolo, anche nel 2038 a Detroit ci sarà... Il retro avrà il suo mercato, insomma. Ormai credo che in futuro ci sarà sempre uno spazio per un mercato retro. Bellini Pants, che sembra una sorta di etro. Bellini Pants raggiunto, ritiriamo il pacco. Quindi apriamo. Cazzuto. Ok, quindi abbiamo un collega androide qui, quindi connettiamoci. Identificazione completata. Ecco il suo ordine numero 847. La ringrazio. Sono $63.99. Confermare il pagamento. Paghiamo. Confermo pagamento. Transazione completata. Ok, quindi prendiamo il pacco e ce ne andiamo. Eh sì, per forza di cose su Twitch arriva un po' in ritardo. Premi R1 per cambiare la visuale. Quindi abbiamo pure i cambi di regia, perché dobbiamo soddisfare ovviamente le velleità registiche del nostro David Cage. Io sto provando ad andare, ecco, da questa parte. Allora, in realtà io reputo molto positivi anzi i messaggi che sto già alla fermata, l'autobus non è da questa parte, perché ci evita dispersioni enormi e enormi perdite di tempo, e questo comunque sì è sempre indice, secondo me, di un buon game design. Infatti, in realtà io sono sempre convinto, a volte, dei detrattori, che possiamo dire del Cage che ha problemi di scrittura, sì, li ha sempre, e anche questo, che comunque è il suo miglior lavoro, ha dei problemi di scrittura. La fermata dell'auto non è da questa parte, però c'è da dire anche che il nostro amico Davide, insomma, il game design sa impostarlo abbastanza bene, anche perché appunto non sono giochi dispersivi, e non sono d'accordo che, diciamo, questo sia a scapito dell'immersività. Un problema che, per esempio, sto riscontrando in Everybody's Gone to the Rapture, che insomma, secondo il lavoro di Chinese Box, che sono quelli di Dexter, un cosiddetto walking simulator, è quello appunto di avere un gameplay troppo dispersivo. Ecco, un abuso su Android. Passiamo di lato al corteo, che mi sa che ci vogliono, non sarebbero contenti di vederci. Gli androidi ci rubano il lavoro, appunto.
Andiamo a provocare, che dite? Sì o no? Li provochiamo? Fabrizio dice di sì, quindi dopo voi non vi esprimete. Ecco qua. Dove vai, omino? A questo punto, una volta di provoco, ragazzi, faccio a botte, ve lo dico. Si fa sul serio. Ehi gente, abbiamo una di quelle lattine. Guardatelo lo stronzo. Ci rubi il lavoro, ma col cazzo che sai alzarti. Vi ricorda qualcosa, ragazzi? Sì, diciamo che questo gioco nell'Italia di oggi diventa di una grande attualità. Mi sa che faremo a botte. Sappiatelo, abbastanza attuale. Ah, ecco, no, arriva il poliziotto. Basta così. Lasciatelo. Diamo una lezione a questo bastardo. Se lo danneggiate, dovrò sanzionarvi. E se rubano il tuo di lavoro? Vediamo se ti piacerà. Ok. Via, circolare. Testata se la meritava tutta, eh. Allora, vediamo un po'. Abbiamo. Ah, intanto abbiamo quell'hotspot lì. Vediamo un attimo. Vediamo cosa ci dice qui. Ah, qua possiamo guardare gli androidi. Hard work for it, free time for you. Beh, io la vedo così male, ragazzi. Certo, $8,000 non li ho oggi, però insomma, duro lavoro per l'android e tempo libero per me. A me va bene. Magari, diciamo. Insomma, poi finché rimangono macchine. Va bene, quindi. Accesso vietato agli androidi acquistati. Gli androidi ci rubano. Comunque io voglio andare di nuovo a disturbarli. Abbiamo un po' da sfamare. Gli tornata a questa cosa. Qua non ci fa ripetere la, ecco, un altro elemento per me di game design molto importante è anche questo, il fatto che nella delimitazione dei confini ci sia il fatto di non farti ripetere azioni inutili, cosa che non è per niente scontata, perché ci sono neanche tanto 18.000, giustamente, ma non è neanche tanto. Vorrei capire con l'inflazione quanti sono $8,000 nel 2038, però insomma magari potrebbero essere i 15.000 di oggi. Li ammortizziamo, eh. Entriamo. Compartimento per androidi. Separati, ovviamente. Ecco, comunque il gioco comincia già dall'inizio a estrinsecare proprio la sua carica contenutistica. Poi, diciamo, possiamo stare a discutere alla fine di tutta questa avventura quanto possa essere incisiva la scrittura, quanto possa essere forte il messaggio. Intanto una sua forza ce l'ha. Ok, vediamo un po'. Ok, qua diciamo che abbiamo fatto più o meno quasi tutto. Quasi tutto, perché potevamo guardare il venditore di hot dog, che in questo caso mi sa che non abbiamo guardato. O comunque non gli abbiamo causato reazioni, perché è l'unica cosa che manca. Guardi il predicatore ammonisce Marcus, questo è stato fatto in un'altra timeline. I contestatori aggrediscono Marcus, ma va bene così, continua. Ed eccoci qua, quindi al terzo personaggio, che era il secondo poi. Io spero veramente che Connor sia vivo. Perché se no ci... Ma io non credo che possa non essere vivo a questo punto del gioco, in realtà. Più ci rifletto, più penso alle conseguenze della storia. Cioè, cambierebbe veramente troppo, secondo me, e non penso che
per quanto si possa fare un narrative design così profondo o anche una sceneggiatura così varia, non penso che possano siano impegnati a sviluppare una totale serie di alternative che possa prescindere da Connor. Sono convinto che in qualche modo Connor adesso ci sarà. Lei è l'androide cara, l'androide da cui in qualche modo comincia tutta l'idea di Detroit Become Human, appunto, interpretata da Valerie Kerry. Non ci sei stata per 2 settimane, c'è un casino. Devi pulire casa, fare le lavatrici, cucinare e occuparti della... Porca puttana, dove cazzo è finita quella mocciosa adesso? Alice! Un padre Alice. Modello, come vedete. Ah, eccoti qui. Lei è Alice, occupati di lei. Compiti, bagno, tutte quelle cazzate. Allora, capito? Lei, come avete capito... Sì, Todd. Comincia a sistemare qui, poi vai di sopra. Già in casa... Ma a un certo punto si è rotta ed è stata resettata. Quindi adesso vediamo un po' cosa succede. Prendi. Quindi cominciamo. Sì. Usiamo la lavastoviglie. Forse. Quindi componente mancante, quindi non funziona la stoviglia. Ok, pezzo mancante, componente ordinato. Cioè, volete mettere sì, sì. Meglio di Amazon? Si può fare. Ok, mettiamo giù. Sì, sì. Mi sa che li laveremo a mano. Domani. E così è. Stesso posto, lo sai tu. Cominciamo. Scorri ripetutamente il touchpad per interagire. Allora, ecco che sono bravo. Guarda che bravura, che perizia. In un'altra vita rinasco androide. I dash button, esatto. Però qua è un dash button che pensa da solo, quindi. La bimba ci guarda abbastanza sconvolti. Alice ci vuole bene. La frescenza indica che il nostro rapporto va migliorando. In questa sequenza dovremo prendere una scelta difficile, fra l'altro prenderò ovviamente la scelta inversa a quella che abbiamo preso nella prima run, ma vedrò di raccontarvi un po' anche... Cara, sì, portami una birra gelata! Portiamo una birra gelata, ok, non gliela negheremmo mai. Quel vecchio ubriacone di Todd. È proprio l'uomo medio peggiore, Todd. Guardiamo anche noi la partita. Tra l'altro questo è un filmato... Che hai da guardare? Ecco, Todd... Levati dalle palle. Ecco, Todd non piace... Levati subito dalle palle! La partita. Torno al lavoro. Gentile, grazie, Todd. Ok, accendiamo... il nostro robottino. Un giorno di questi lo voglio pure io, un robottino così che pulisce terra in automatico. Ok, allora puliamo tutte le schifezze che hanno messo in mezzo a lui. Farei meglio a smetterla subito. Sposto pure nel bidone. Perché mi provoca sempre? Mi provoca sempre. Siete provocato alla bambina pure. Non capisco perché ci guardare questo cartello del taxi un po' retro. Ok, vediamo un attimo dove è il bidone della spazzatura. È qua. Ok. Non si può trasportare Todd nella spazzatura. Ecco, dici uomo medio è un complimento, giustamente. Ok, raccogliamo. È un Homer Simpson incazzato, diciamo, mettiamola così. Costantemente incazzato, tra l'altro. Vediamo un po' quale altra monnezza abbiamo. Abbiamo una confezione di patatine fritte. Raccogli. Ok.
Bello comprare un gioco per fare il pulizia di casa. Come si dice in inglese? Homework? No, quelli sono i compiti per casa. Quindi la housekeeping in questo caso. Housekeeping simulator. Ok. Abbiamo la munnizza e la portiamo fuori. Potremmo, se fossi in GTA, potremmo anche qua, credit card application form reject. Ecco, mi sa che è un po' al verde il nostro amico Todd. Conferma housekeeping. Grazie, donna delle pulizie simulator. Filippina simulator. Quindi, buttiamo l'immondizia. Apriamo. Tra l'altro sarebbe un buon simulator per una game jam. Uno dei prossimi articoli che vedrete pubblicati sarà su una sulla game jam, proprio sul concetto di game jam, per il semplice fatto che sto recensendo Game Jam The Movie, che è distribuito da Devolver Digital Films, quindi dal comparto cinematografico di Devolver. Cavolo a Todd, sto isterico. Avrei anche finito qui. Passo di sopra. Fai quello che devi fare, ma non rompere. È gentilissimo lui. Togliti dai coglioni, per Dio! Mi spiace, Todd. Non accadrà più. Invece lo voglio far accadere di nuovo. No. Vietato, Todd sta guardando la TV, giustamente. E non ce lo lascia provocare. Però a me diverte tantissimo provocare. Quindi, vediamo un po'. Piano terra mi sa che veramente non è... Metti davanti a di uno. Dicevo questo, infatti, il game design non ce lo permette qua. Ok, vediamo un po' questo giornale. Ripeto che saremo... su questo il game design è intelligente, Dario, perché ti limita e non ti fa fare di tutto. Non sempre è buono. Potenza andrà, dovremmo dichiararlo illegale. Quindi, qua come vedete, di nuovo affrontata quella problematica che c'era nel precedente giornale. Collegare i punti. Il sistema di trasporto sta sconvolgendo la California. Quindi, sistema di trasporto, quindi SubTube, che insomma ci dà informazioni qua sempre contestuali, quindi su quello che è il sistema appunto dei trasporti. I prezzi degli immobili sono aumentati del 64%, eccetera, eccetera. Direi che non possiamo fermarci veramente a leggere tutti questi contenuti, perché le nostre run diventerebbero infinite. Dunque, qua già abbiamo dei giocattoli. Ciao Sbirillina, ciao Aitonicom. Pulisci la stanza di Todd. Ah, però Todd ha almeno una Fender, quindi qualche lato positivo ce l'ha anche, eh? Ok, qua abbiamo un altro numero di Allsport. Quarterback Android, non sarebbe male, fra l'altro, penso che nessuno sia contento, però il prezzo della vita, vita e morte decise dai vecchioli senza pilota, e questa è una tematica attuale se ci pensiamo, perché già, se non sbaglio, mi sembra che fu lo scorso anno, abbiamo avuto il primo episodio, se non mesi fa, di omicidio, diciamo, di morte a causa di un investimento per un'auto appunto automatica guidata da intelligenza artificiale. Un'auto senza pilota. Non è una Stratocaster, ma sarà un'imitazione da 70 euro. E beh, direi che almeno ha una chitarra. Quindi significa che da qualche parte nelle sue vene un tempo scorreva del sangue o bolliva. Ok, qua abbiamo sbloccato questa cosa della pistola. Prepara il letto. Vi ripeto, ragazzi, a un certo punto prenderemo qua decisioni difficili e prenderò una scelta appunto che non è quella che abbiamo preso durante la prima run. No. Cosa? No. In realtà gli piaceva romperle le chitarre. Forse si impoveriva questo. È una Space, una marca che non esiste, infatti. Ok, vediamo qui cosa abbiamo. Televisore. Accendi. Vediamo se dice la TV. E ora lo sport. Lo sport. Parliamo di basket. I Gear
Lakers si preparano alla partita decisiva di stasera contro Denver alla CyberLife Arena, mentre il comitato nazionale sta valutando la possibilità di ammettere un giocatore androide per squadra. Il dibattito è acceso, questo potrebbe rendere le partite più avvincenti, oppure potrebbe rendere... Non avrebbe ovviamente senso avere un giocatore androide si è resa disponibile all'esperimento per squadra, proponendo di fornire un modello specializzato ad ogni squadra. Ora gli androidi vengono usati per allenare i giocatori e fornire suggerimenti tattici agli allenatori dal 2035, ma a nessun androide è stato concesso di giocare, almeno finora. Niente male. Qua abbiamo un cartone animato, fra l'altro un cartone animato che ricorda un po', non so se vi ricordate, in Heavy Rain, quello che appunto guardava il figlio di non mi ricordo come si chiamava il protagonista, comunque il figlio del protagonista. La Juve ce l'ha, dice Tommy, con l'androide in squadra. Ok, aspettiamo che si esprima ancora, che dopo... ovviamente questa prima partita tutti si aspettavano il gol di Cristiano Ronaldo, ovviamente ci sta anche che non è arrivato il figlio del protagonista. Sean, no, come si chiama il protagonista? Il protagonista in realtà si chiamava, no, non mi ricordo come si chiamava, ma il figlio non era Sean, era Jason. Non era Sean? Ma non era Sean, tu dici Sean, io dico era Jason, cercatelo. Che qua facciamo un po' di zapping. Sono convinto. Sì, ma quello che si perde penso che sia Jason. L'importanza del ruolo della CyberLife nel miglioramento dell'economia degli Stati Uniti. Ha poi annunciato che il Dipartimento della Difesa. La CyberLife abbiamo capito è potentissima e importantissima. Io sono quasi sicuro che lui gridava Jason. Jason e Sean erano, infatti. Sì. Però appunto quello ovviamente. Jason si perde subito, però. Jason è quello a cui mi riferivo io. Famosissimo bug. Stanza areata. Pulisci. Qua fra l'altro troviamo ora. Vediamo cosa. Non ce lo fa vedere. Disordine sistemato. Quel giallo che vediamo lì, abbiamo detto che è il solito giornale. Levati. Gentilissimo come sempre Todd. Puliamo il bagno. Allora, il momento, l'ora delle decisioni irrevocabili arriva più o meno adesso. Pulisci l'assenza di Elis, appunto. Vediamo un po'. Pulisci il piano di sopra, come vedete qua il game design viene limitato. Dicevo, è un bene, perché in un gioco complesso limitare le scelte può soltanto essere qualcosa di positivo. Dicevo che in Every Body Gone to the Rapture io mi perdo spesso e mi sto perdendo la gentilezza del tizio. Non sento. Ecco. Potresti mettere gli auricolari? No, perché sei in ritardo. Ok. Prossima volta giocheremo con l'audio del... mettendo il microfono qui e l'audio della TV. Oppure useremo gli sdoppiatori. Usa. Quindi puliamo il bagno. Sono due compiti facoltativi questi dei bagni, guardate che bello. Vuole che sfreghi. David vuole che io sfreghi. Puoi accendere la luce? Credo la telecamera un po' in sofferenza. Ok. Ora. Bene. Fiat Lux. È ora di entrare in camera di Elis. E preparatevi perché ci saranno scelte difficili da prendere. Sistema un po' la tua stanza. Ci vogliono 2 minuti, d'accordo, Alice? Ok, guarda, is in Wonderland. Nel paese delle meraviglie. Certo. Ok, là vediamo la bimba che
ha creato il suo micromondo, perché come avete capito il mondo col padre non è ovviamente il più agevole e affabile che ci sia. Ventiliamo qui. Abbiamo sbloccato una possibile via di fuga. Questa via di fuga, vi dico adesso, non la useremo, perché è quella che ho usato con Sabrina durante la prima run. E qua, come avete visto, le vie alternative sono appunto ci vengono date, ci vengono riferite nell'albero, quindi le potrete vedere alla fine di ogni stanza. Vedo che ti piace leggere. Ok, parla con Alice. Vediamo un attimo, intanto però qua abbiamo questa cassetta e questo è importante da aprire, perché c'era qualcosa di importante lì. Probabilmente la chiave ce la dava Alice. Vediamo un attimo. Inginocchiati. Gemetti. Cosa? Realista, amichevole o diplomatica? Ah, scusa. So che vivevo qui, ma non ne ho più memoria. Diplomatica. Magari ti va di aiutarmi a ricordare. Ok, mettiamo i sottotitoli come dice Dario. Quindi, menu principale, opzioni. Audio, video. Luminosità no. Audio disponibile solo nel menu principale, ci dice lingua forse. Sottotitoli. Grazie. Ok, sì. Medi, direi. Grazie. Vanno bene medi oppure meglio grandi? Se puoi meglio grandi è meglio. Perfetto. Conservare modifiche, sì. Guardare con qualche consiglio, quello che vuoi. Ok, nome di Cara, interessi, sembri tranquilla, madre. Puoi prendere scelta, sa? No, tuo padre dice che hai scelto tu il mio nome. Cara, è bello. Come l'hai scelto? Ok, interessi. Parlami un po' di te. Cosa ti piace? Quali posti ami? I tuoi piatti preferiti? Mi aiuterebbe molto. Stiamo provando a familiarizzare. Sembra tranquilla. Sei tranquilla. Non ti faccio paura. Ok, percorso cordiale sbloccato. La chiave. La chiave ce l'ho data. Ora andiamo e vedrete che non è carino. Non è affatto carino. Quindi AW Treasures. 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 Allenamenti di pronuncia corretta. Ok, abbiamo là il padre con la madre, intanto in primo piano. Abbiamo un quadrifoglio. No, Cara che guarda lentamente. Ok, la famiglia quando c'era la normalità. Todd era pure abbastanza più magro. Ecco qua le prime immagini non piacevoli. Sangue in fronte per la bimba. Il padre un po' incazzato, sempre il suo profilo migliore. Il padre che picchia Cara e la bimba un po' disperata. Ecco, Cara ridotta un po' male. Quindi diciamo che la storia l'abbiamo ricostruita, ma ce la immaginavamo, no? Allora, ora vedrete un po'. Riponiamo. Ora mi spiace per quello che faremo, perché in realtà comunque sia vorrei sempre salvare qualcuno, ma non è sempre il caso di salvare qualcuno. Non anticipiamo, ci mancherebbe. Ok, scendiamo giù, dove li troveremo a tavola. Che fai? Sto giocando. Stai giocando. Muoiono tutti. Pensi? Non è Until Dawn. Pensi che tuo padre sia un delinquente? Beh, un po', dai. Un fallito del cazzo. Ma no, non è che non si occupa della famiglia. No, diciamo che ha qualche difetto. Ci abbia provato a far funzionare le cose. Sicuramente. Ma nonostante tutto, arriva sempre qualcuno che manda tutto a puttane. Certo, non è che c'entrano le birre o... So cosa pensi di me. Mi odi.
Mi odi, non è vero? Dillo! Dillo che mi odi! Ho anche i difetti anch'io. Dio, che sto facendo? Un po' di bipolarismo che non guasta mai in famiglia. Scusa. Lo rende tutto più divertente. Ti voglio bene, lo sai, vero? E meno male. Sai che ti voglio bene. Meno male che lo vuoi bene. Ok, quindi questa timeline in realtà è andata così. Quindi non c'era appunto quello che dice, non c'è la scelta difficile da prendere. Qua, ok, leggi qual era i punti, lava i piatti, queste scelte, disturbi Todd. Ci sono quindi delle scelte qua che non abbiamo fatto nemmeno. Quindi opinione pubblica, scetticismo, Alice cordiale, Alice. Vabbè, andiamo avanti. Padre affettuoso, amorevole, davvero. Ok, vediamo un po'. Quindi qua autobus, mi sa che abbiamo il nostro amico Grace Anatomy, Jesse Williams, che qua si chiama, non mi ricordo ancora come si chiama, anche perché nessuno lo ha chiamato per nome, lo chiamerà il suo padrone per nome e ce lo ricorderà. Vediamo che vive in una casetta modesta. Marcus, ecco Marcus, abbiamo Marcus, nostro figaccione della situazione. Deposita il pacco, quindi qua gli androidi si guardano allo specchio non perché siano vanitosi. Bellini pants. Ok, quindi andiamo a vedere nella gabbietta cosa ci sta. Occupati di Carlo, quindi immaginiamo che sia il nostro padrone Carlo, il proprietario. Abbiamo degli uccellini robot, che sono sempre più comodi degli uccellini normali, non gli devi dare da mangiare. Vogliono meno cura. E magari non gli importa. In che senso deposita il pacco? Dario, siamo in fascia protetta ancora. Quindi, saliamo da Carlo. Saliamo le scale e andiamo da Carlo. Ok, già vediamo gli hotspot che ci sono giù, ma qua vediamo la stanza del nostro caro padron Carl. Apri. Carl e questo signore tatuato. Buongiorno. Sono le 10. Ci sono nuvole sparse e 12 gradi. 80% di umidità con probabili precipitazioni nel pomeriggio. Già gli avrei tirato una splendida giornata da passare a letto. Sono passato a prendere i colori che hai ordinato. Sì, l'avevo dimenticato. È questa la differenza tra me e te, vero, Marcus? Non dimentichi mai niente. E meno male. Per favore, dammi il braccio. Mr. Barnes. No. Diciamo, lui è più affabile di Mr. Barnes. Carl, che sta per Carl Melo, ovviamente. Ho appena aperto gli occhi e già devo stringere i denti. Quindi, facciamogli la sua iniezione. Ecco qua. Sono un po' in fretta. Tutti questi sforzi per farle funzionare. Carl è particolarmente benevolo con gli androidi, per fortuna. È un artista. I tuoi vestiti... Non è niente. Un paio di Che branco di idioti. Salviniani e tentastellati. Il progresso malmenando qualche androide. Spero non ti abbiano fatto male. Oh no, no. Mi hanno solo spintonato, Carl. Sto bene. Dice, acqua fresca per un androide. Qualche spintone. Ti porto in bagno adesso. Anche il dolore non dovrebbero percepirlo, considerando che alla fine gli hanno dato sì, ok, un calcio, ma per quello che possiamo saperne adesso, non penso che appunto provino dolore gli androidi. Quindi possiamo stare tranquilli. Ma
Ok, come avete capito, alla sedia, al fatto che lo stiamo portando in bagno, Carl è invalido. E come capite di vedere le pareti, è un artista. Non lo provano, ci dice Dario. Eppure questo videogame vuole proprio parlarci del dolore degli androidi in qualche sì, modo. Quindi dolore spirituale, dice Sabrina. E dove sta lo spirito dell'androide? La domanda che David Cage nel profondo dei nostri cuori va ad annidare, va a innescare, va a inseminare quel germe di domanda. Qualcosa di speciale in che agenda David Cage. Oggi. Sì, l'inaugurazione della tua retrospettiva al Museo d'Arte Moderna. Il direttore ha lasciato ben 4 messaggi per confermare la tua presenza. Ha ricevuto una pallotta alla spalla. Non l'ho ancora deciso. E ha fatto un baffo. Ha fatto un baffo. Ok. Altro? Le solite email dei fan. Ho già risposto io. Ok, bellissimo rispondere. Uno che risponde alle mail dei fan per te. Hai notizie di Leo? In quel caso, Gabratta potrebbe avere un androide social media manager. E no, sarebbe molto più, si prenderebbe molti meno dispiaceri. Benissimo. Forza Carlo. Ok, lo portiamo in stanza, in salone. Qua proprio la parte dove la colazione è Carlo, pronta. Bacon fame e uova, proprio come piacciono a te. Grazie, Marcus. Di nulla. Pronta? Non abbiamo preparato niente in realtà. Ecco, Carlo abbiamo capito, cioè Marcus abbiamo capito che è un bugiardo. No, l'hai preparata prima di uscire. L'abbiamo preparata prima di uscire, dici? Vediamo un po'. Allora, Marcus è un uomo lungimirante, evidentemente. E tutti vorremmo un Marcus che la mattina ci fa trovare tutto pronto. Grazie, Marcus. Televisione. Ecco, qua il contesto geopolitico ogni volta viene esplicitato da David Cage. È una cosa che questa mi piace molto in realtà, perché cioè dà una cornice molto reale o soprattutto da fare mentre faccio più colazione. Intensa dal punto di vista. Ok, Carlo. Ciao Katniss, vieni qua a parlare di geopolitica con noi. Okay, troviamo qualcosa da fare perché ci ha detto in maniera educata, quindi levati alle palle. Vediamo cosa possiamo fare. Potremmo suonare il piano, per esempio. Ciao, Katniss. Quantic Deluxe il piano, eh? Siediti. Una suonatina. Mi sembra che non l'abbiamo fatto nella prima run. Non l'abbiamo fatto. Non mi ricordo, secondo me sì. Secondo me no. Malinconica, speranzosa, intima, enigmatica. La farei enigmatica. L'enigmatica di Marcus, mi piace. Ah, do io il ritmo, è bellissimo questo. Che sfacelo. Che sono enigmatico, mi sento molto enigmatico in questa.
alla prossima run, ormai sono troppo enigmatico. Momento finale di virtuosismi. Il tuo modo di suonare. Sì, direi che è cambiato. A volte penso che tu abbia più umanità di molti umani. Momento in cui tutti mi invidiano perché non ho l'altro. Un giorno non potrò più prendermi cura di te. Dovrai proteggerti da solo e fare le tue scelte. Decidere chi sei e chi vuoi diventare. Ecco, tra l'altro dovremmo prendere scelte migliori, promettiamo. Non permettere a nessuno di decidere chi sei. Andiamo nello studio. Devo dirvi la verità, noi Marcus gli abbiamo fatto fare la prima volta la fine del vigliacco, proprio una roba disonorevolissima. Portiamo Carlo nello studio, vediamo se c'è altro qui. Mi sa di no. Vuol dire che andrei a rivederla su YouTube, dice. Emulare che passione, buonasera ragazzi, ciao Emulare che passione, grazie per essere fra noi. Eccoci qua, siamo arrivati in questo è lo studio che ogni artista tra l'altro vorrebbe, uno studio totalmente all'aperto, con tende che si aprono e una grande opera muro. Ovviamente Carl, anche se invalido, ha i soldi per potersi permettere qualcuno che lo alzi per fargli fare opere di metri, metri e metri, e noi togliamo il lenzuolo per lui. Ecco, questo è quello che sta cominciando appunto a dipingere Carl. Un volto umano o un volto androide? E muore che passione, hai già finito Detroit? Noi siamo alla seconda run in realtà. Infatti prima run è stata proprio fatta con Sbirillina, che è qua, Sbirillina sul divano in questo caso. E vogliamo prendere scelte di... Qua stiamo guardando umanamente il nostro Carl all'azione. Vediamo se c'è qualcosa da fare qui nel frattempo. Pulisci, mi sembra una buona operazione per un androide. Questo è il Bellini Pants che abbiamo preso al negozio prima, all'inizio del gioco. E vediamo un po'. Abbiamo altri quaderni qui, ma nel frattempo Carlo potrebbe chiamarci per dire di dirci di intervenire. Mi sa che sta succedendo questo. Momento di contrizione, attenzione. Allora, il tuo verdetto, Marcus? Nessuna opinione? Sì? No? Non so cosa ha chiesto. Sono un bravo giudice, ma non mi pare la tua opera migliore. Lo stronchiamo, cattivi. La verità è che non ho più niente da dire. Ogni giorno che passa mi porta più vicino alla fine. Sono solo un vecchio aggrappato ai suoi pennelli. E noi lo abbiamo massacrato come consolazione finale. Vediamo se tu hai talento. Provaci. Prova a dipingere. Dipingere? Ma che cosa? Quello che vuoi. Dai, provaci. Ok, nella prima run abbiamo dipinto noi stessi. Ora vediamo un attimo cosa possiamo dipingere. Ok, prendiamo la tavolozza di colori. E troviamo un soggetto da dipingere. Dipingi la statua, dipingi la scrivania. Dipingi il quadro di Carl, potrebbe essere una bella cosa secondo me. Sì. Dipingi il quadro di Carl e lo miglioriamo. Ok, spennelliamo. E spennellati per favore. Spennella ancora.
perfetta. Una copia perfetta della realtà. Ma dipingere non è replicare il mondo, è interpretarlo, migliorarlo. Arriva la filosofia d'arte, la filosofia estetica di Cage. Carl, qui. Io non posso, non sono programmato per questo. Coraggio, su, prova, prendi quella tela. Ok. Lo sta sfidando a fare di meglio. Comunque, a essere autentico. Una grossa sfida per un androide, no? Fai una cosa per me, chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi. Come? Fidati. No, l'avevamo, quella volta gli avevamo fatto dipingere se stesso. Non esiste qualcosa che non hai mai visto. Quindi, è quello che non faremo questa volta. Su come ti fa sentire. E lascia che la mano scivoli sulla tela. Dipingi la scrivania. No, mi sa che stavolta dovremmo fare androidi, umanità, identità. Umanità o sì, umanità. Rabbia, conforto, empatia, speranza. Speranza. Umanità e speranza. Mi pare una buona accoppiata. Un po' da questo punto di vista. Ok. Certo che c'è da dire che questi controlli non sarebbero, cioè se si dovesse fare un porting, cosa che non si farà appunto perché è un'esclusiva PlayStation ovviamente, però sarebbe veramente difficile. Mi chiedo io fra un decennio, quando PS4 sarà una console obsoleta, come giocheremo a un gioco simile. Oh mio Dio. Certamente il port verrà fatto, perché non verranno persi. Ecco il figlio cattivo di Carl. Ehi, Pan. Leo. Vi annuncio, voglio essere aggressivo. Ero in zona e ho fatto un salto. È passato un po' di tempo, eh. Stai bene? Non sei. Però dobbiamo prendere scelte diverse. Sto bene. Ehi, senti, mi servono dei soldi, Pa. Ancora? E quelli che ti avevo appena dato? Sai, finiscono e basta, no? Cioè, ti stai facendo ancora, vero? No, ti giuro non è per quello. Sì, non mentirmi, Leo. Ma che differenza fa? Ho bisogno di soldi, tutto qui! Mi spiace. La risposta è no. Ma è Gian Diorion è l'attore, Dario? Certo, so perché. Preferisci occuparti del tuo pupazzo invece che di tuo figlio, eh? Dimmi, Pa, cos'ha lui più di me? È intelligente. Ah, il doppiatore. È obbediente, non come me, vero? Ah, sì. Ma sai una cosa? Questo coso non è tuo figlio. Sì, fra l'altro, Dario, l'ho incontrato, già l'ho conosciuto a casa di Kenobit, quando abbiamo fatto la giornata, quella non di Ocarina of Time. Se lo vedi stesso dei tuoi quadri. Gabratta, confermi che era Gian quello. Non vuoi bene che, a nessuno. Non vuoi bene a me, Pa. Che doppia questo personaggio e che era quello appunto lo stesso Gian che era Kenobit quel giorno. Ok, questa l'abbiamo evitata, quindi. Stima per lui. Ok, qua abbiamo fatto praticamente quasi tutto anche qui, quindi ci manca soltanto appunto questa terza, che è appunto la linea degli androidi che non abbiamo scelto all'inizio. Suoni il piano, leggi un libro, la terza non so quale sia, noi avevamo scelto di leggere un libro l'altra volta. E vedete come i vari alberi si vanno leggermente complicando. Avanti ne vedremo veramente di affastellati e complicati. Ora, questa oscurità mi fa pensare che ci siamo salvati, ragazzi. Speriamo. Connor, ecco la monetina di Connor, è lui. Io voglio sapere però come cavolo si è salvato dalla caduta, ovviamente. Beh, potrebbero averlo ricomposto. Speriamo, però per lo schermo. Sì, che dopo il personaggio ne sono sicuro. Guarda, Dario, ma parlavamo proprio di questo il giorno in cui lui era lì a Kenobi. Lui doppiava in Detroit Become Human, stava uscendo in quei giorni di Detroit, quindi
ne sono convinto. Trova quell'ubriacone del tenente Anderson. Ora qua dobbiamo scansionare i volti. Quindi, vediamo un po'. Volto non rilevato, il bersaglio è girato. Quindi, vediamo un po'. Ora scopriamo le storie di questa gente. È bellissimo questo androide, perché voi sapete che lui è Myers Derek dell'89, quindi più piccolo di me, come si vede dal volto rubizzo e dal pizzettino bianco. Quindi recenti, nessuno. Merda, pensavo che gli androidi non entrassero. Ce l'hanno ovviamente con noi. Lui è del invece 1983. Toh, abbiamo trovato uno più grande di me. Crimini, guida in stato di ebbrezza, disoccupato. Quindi Peterson, Jimmy Peterson, è invece addirittura più piccolo di Dario, addirittura, quindi è del 2001. Ok, che problema hai, eccetera eccetera. Qua abbiamo Jimmy Chu, vediamo un attimo. Johan Kim, corriere del 99, attualmente disoccupato, violenza domestica. Dunque, ok, siccome io comunque so dove si trova il nostro amico ispettore, non vi faccio perdere troppo tempo. Intanto voglio vedere, mi piace sempre questa regola. Dennis Ward dell'82, guarda, c'è molta gente più vecchia di me, è bellissima questa cosa. Quindi, Chris Roberts del 1998, c'è comunque la creme della creme in questo locale. Andiamo in bagno, andiamo a vedere se ci sono delle cose interessanti. In che anno è ambientato? 2038, Dario. Siamo nel 2038. Prima eravamo ad agosto, quando c'era la scena dell'androide, appunto, del salvataggio dell'androide. Poi siamo arrivati a novembre, quando c'era appunto Cara in casa. Magari trovi anche me. Chissà, può essere che, esatto, che adesso se bussiamo nel bagno ci sei tu. Mi preoccuperebbe che ci fosse Nanni. Dovresti trovarti una fidanzata. Ecco, Dario, hanno appena detto dovresti trovarti una fidanzata. Io non voglio dire che appunto sia una coincidenza, un messaggio subliminale. Allora, vediamo un po'. Abbiamo il nostro tenente Anderson Hank, 1985, un anno più piccolo di me. Tenente di polizia, crimini precedenti, nessuno. Comunque è più grande di Sabrina, il tenente Anderson. Come ovviamente vediamo dal volto. Ok, vediamo un po' ora tenente cosa Anderson, fai col tenente. Mi chiamo Connor. Sono perché sappiate, devo ricordare quello che abbiamo fatto la prima volta e cambiare. Dicevano che forse era andato a bere qualcosa. Qualcosa. Per fortuna al quinto bar l'ho trovato. Cosa vuoi? Le hanno assegnato un caso oggi pomeriggio. Un omicidio. Un androide della Cyberlife. La società ha concordato l'invio di un modello specializzato per supportare le indagini. Non mi serve nessun supporto. Specialmente da un coglione di plastica come te. Ciao Appius! Bravo robot. Grazie di essere venuto qui. Allora, riporta la radio e minaccia. Lo minaccia ancora. Tenente Anderson, ho il dovere di presentare un rapporto sul suo comportamento. Sì, sì, sì. Tanto ci seguirà comunque. Questo mi sa che è uno di quei casi in cui comunque sia non cambierà l'esito della situazione. Cioè non avremo comunque... Insisto. Mi scusi, tenente, ma devo insistere. Le mie istruzioni mi obbligano ad accompagnarla. Sai dove te le puoi beh, tanto abbiamo visto che non serve tantissimo. No. Dove? Se ti ricordi l'esito. Lascia stare. E là eravamo a bei livelli di fiducia. Lascia il drink, offri un altro drink, aspetta fuori. Le chiedo scusa, tenente. Non volevo importunarla. La aspetterò. La prima volta abbiamo rovesciato il drink. Stia tranquillo. Ora, invece. Hai detto omicidio. Potrebbe avere un atteggiamento diverso. E questo lo metteremo alla prova, Dario, ma in realtà credo che invece proprio il punto debole su cui hanno ragione i detrattori di Cage stia proprio qui, che in realtà non cambia più di tanto, ma del resto sarebbe veramente difficile riuscire a fare appunto a cambiare il game design, a
questi livelli. Allora, risolvo. Impossibile. Io vengo con lei. Senti, ti consiglio di non rompermi i coglioni se vuoi passare la notte tutto intero. Ci voglia. Ordini contraddittori, seleziona priorità. Allora, comunque io direi di seguire il film. L'avevamo seguito, ma direi di farlo di nuovo. Just Douglas, Channel 16, può confermare che si tratta di omicidio? Non confermo un bel niente. Life is Strange aveva una cosa del genere. Sì, però anche in Life is Strange, se ci pensi, Dario, non funzionava. Gli androidi non possono proseguire oltre. Sì, cambiavano gli atteggiamenti, ma veramente di poco, eh. Cioè, cambiavano alcune risposte, ma è perché è una delle robe più complesse in realtà, riuscire non dici niente, a non tocchi niente, cambiare non totalmente parte, poi certo. Le risposte, i comportamenti, cioè pensavamo ci sono che non troppe variabili, troppe interferenze. Era quello, poi è sbucato lo stronzo. Quindi ti sei preso un androide, eh? Oh, divertente, dimmi che è successo. Ci ha chiamato il proprietario verso le 8. Vediamo un po' cosa abbiamo intorno. Intorno c'è ben poco, vediamo. Non ci sono diciamo hotspot di rilievo. Quindi andiamo a vedere un attimo intanto a sinistra della casa, ma mi sembra che pure qui. Prima di aprire le finestre poco. Era ancora peggio. Ok, neanche qui c'è niente. Il nome della vittima è Andiamo dentro. Ha precedenti per furto e aggressione armata. Questo è pure un momento importante perché, come vedete, un tipo solitario. Il Connor, la sua linea, in casa, non lo vedevano mai. Ci serve per capire un po' il cambio di atteggiamento degli androidi, mentre che ne so, con Kara e con gli altri abbiamo visto il cambio di atteggiamento degli umani verso gli androidi. Qua invece, ecco, vediamo la vittima. Qua vediamo come gli androidi stanno io dico che è lì da tre invece. Settimane buone. Ne sapremo di più quando arriverà il coroner. Qui okay. C'è un Red Eyes. Coltello da cucina. Forse l'arma del delitto. Qualche segno di infrazione? No. Il proprietario ha detto che la porta era chiusa dall'interno e le finestre sbarrate. Il killer sarà uscito dal retro. Cosa sappiamo del suo androide? Niente brutta digitale, ce n'ho gli androidi. Non molto. I vicini dicono che ne aveva uno, ma non c'era al nostro arrivo. Ok, quindi stiamo avendo i dati. Ciao Luca Cazzo. Prendere un po' d'aria. Mettiti pure comodo. Sarò fuori se hai bisogno. Dunque, vediamo un po'. Dobbiamo raccogliere. Questa è una parte da me giantissimo, raccogliere in generale gli indizi, come io cioè viene virendo tanti impersonare il poliziotto dell'FBI, che tra l'altro, ripeto, che nei giochi di David Cage resta, secondo me, uno degli aspetti più riusciti dell'indagine, ma non perché l'indagine abbia davvero una valenza di risoluzione dell'enigma, non c'è nessuna complessità, in fondo metti insieme i punti, però ecco, l'Eden Club è un altro elemento che raccogliamo, però in realtà è davvero ben fatto, secondo me, come aspetto dal punto di vista quasi più cinematografico che il videoludico in sé, che però funziona anche dal punto di vista videoludico. L'interazione, per me, i videogame di David Cage comunque sono al prossimo raid di Canon Biswatch, proponiamo Game Cop. Grazie. In effetti, se stiamo giocando, è che io provo sempre a non sovrappormi con Keno Bisbeck. Intanto, io ho cominciato alle 19 questo It's an Android Vince, ragazzi. Attenzione, prendete nota per il futuro. L'Eden Club, pensate all'attualità: non era mai stato ancora annunciato nulla del genere. Abbiamo avuto qualche settimana fa notizia del primo bordello a Torino con Android, totalmente legale. Il ma veramente? Mi spiace. Con Android. No, più che androidi, ecco, scusa, non androidi, ma appunto delle bambole robot, fondamentalmente, ecco. Che non avranno l'intelligenza artificiale degli androidi di Detroit Become Human, ma se ci pensi Chris, è scritto col sangue della vittima. Direi proprio di sì. Direzione. Prenderemo dei campioni da analizzare. Vediamo un attimo intanto, qua abbiamo una finestra. E qua abbiamo un coltello che manca, che è quello che abbiamo a terra. Red Eyes. Oh, l'amico Carlo amava divertirsi. Intanto abbiamo qua una mazza. Indizi da analizzare. Quindi abbiamo nell'estremo
un'ammaccatura, quindi ci sono l'impatto, touch di tritium, quindi elemento androide, e impronte digitali Carlos Ortiz, e quindi è chiaro che la impugnava il padrone Carlos e ha colpito l'androide. Ecco qui, infatti, costruzione incompleta, eccolo lì, il deviante ha preso un coltello. Devianti, ricordiamo, sono gli androidi che non rispondono alle regole, a quelle che sono le leggi della robotica del tempo. Ehi, Gerva! Ciao! Quindi, Devianti è stato attaccato in shock emotivo e ha preso il coltello. Ecco, questa è l'immagine che abbiamo ricostruito. Ah, microfono up, dici? Posso metterlo un po' meglio. Magari provo ad alzare la voce. Quindi, allora, abbiamo il nostro proprietario che... Ortiz che picchia l'androide, che a un certo punto reagisce e lo accoltella. Comunque viene considerato un deviante in quella ritretta del tempo, proprio perché secondo le leggi dell'epoca e secondo gli studi della Cyberlife non dovrebbe reagire un androide, in quel caso gli dovrebbe fare picchiare e basta, il padrone è padrone anche di picchiarlo in quel caso. Però direi siamo contenti che l'androide invece abbia reagito. Abbiamo una sedia per terra, quindi vediamo un po' impronte digitali, quindi anche questa è stata usata da Carlos. Ok, abbiamo tre prove che ci mancano per completare lo scenario, dopodiché direi che è completato questo scenario, che comunque non è breve, vedremo anche di andare, anche perché poi alle 21 abbiamo Kenobit, no? No, alle 21:30, però ci diamo un po' di pausa prima di Kenobit. Ok, analizziamo un po' le impronte digitali. No, digitali, le impronte di scarpe. Numero 44. La porta era chiusa dall'interno. Ok, quindi chi era uscita di qua? Non ci sono impronte, a parte quelle della gente Collins, numero 43. Quindi no. È successo settimane fa. Ok, grazie a Appius per il feedback. No, ora è meglio, forse era un tavolo. Sì, sì, avevo spostato il... Non viene nessuno da tanto tempo. Avevo spostato la cuffia. Bello vedere una parte della community che non bisbocci qui, grazie ragazzi, sono veramente felice. E allora, quindi ora dobbiamo continuare e andare a vedere, quindi abbiamo le ultime tre prove da analizzare, quindi quello non è perché abbiamo detto che era semplicemente il giornale. Andiamo a vedere là sotto intanto, andiamo a vedere cosa c'è qui. Qua ancora non ci fa prendere nulla. Qua abbiamo uno della scientifica che va... Ecco, dovremmo andare... Sono veramente euforico! Andiamo direttamente sul cadavere. Ok, intanto I'm alive. Mi sa chiarissimo, fra l'altro, scritto col sangue. Ok. Carattere Cyberlife Sans. Ok. Andiamo a vedere sul corpo dell'assassinato. Diciamo che le coltellate non erano poche. Diciamo che l'androide era abbastanza incazzato. 28 coltellate. 28 coltellate, un'emorragia interna, è deceduto più di 19 giorni fa. Non deve fare un bell'odore, in effetti. Ok, vediamo un po'. Quindi, qua in mano, impronte digitali, le sue, appunto, corrispondono. In faccia abbiamo, niente, deceduto. Carlos Ortiz era un bel ragazzo di 1,68 m per 130 kg, l'uomo ideale, si vede. Red Eyes, insomma, ricostruiamo. Ok, allora vediamo un po', questo è quando già era caduto a terra. Qua troviamo delle bottiglie, la vittima è caduta qui, chiaramente scivolata, mi sa che qualcuno lo inseguiva, esatto, è stato pugnalato, stabbed, e... vediamo un po', giriamo l'angolo. Ecco, questa è la continuazione quindi di quello che abbiamo visto prima in cucina. Veniamo alla cucina, dopo che lui aveva reagito col coltello in mano, lo ha continuato a pugnalare, quindi c'è stato un accanimento, si è in qualche modo risvegliato il deviante, l'androide, ed è quello su cui dovremmo indagare con Connor per 28 volte. Già, pare che il killer ci abbia preso gusto. C'è scritto siamo live. Informa il tenente Anderson. Quindi il tenente Anderson intanto è lì. Andiamo a vedere, parliamo di tenente. Attimo. Ho capito cos'è successo. Ah sì? Spara, sono tutto orecchi. Tutto è iniziato in cucina. In cucina.
Ci sono segni di colluttazione. La domanda è: cosa è successo di preciso? La vittima deve aver attaccato l'androide senza un'arma, con la mazza. Con la mazza. Con la mazza. Questo corrisponde ai miei rilievi. Benissimo. Continua. Stiamo guadagnando la fiducia del tenente Anderson, eh? Non è poco. L'androide ha pugnalato la vittima. L'androide ha pugnalato la vittima. Direi sì. Quindi l'androide avrebbe provato a difendersi, giusto? Eh sì. E poi che è successo? E la vittima è scappata? In soggiorno. In soggiorno. Fighissima questa ricostruzione, secondo me. Alla faccia veramente di chi vuole malare David Cage, secondo me sono scelte azzeccatissime. Fagli notare, la vittima è morta. Infine la vittima l'androide ha ucciso la vittima con il coltello, senza un'arma e con l'altro. Poi il coltello. Direi che 28 pugnalate ci danno una buona probabilità di averlo ucciso. La tua ricostruzione non è malaccio. Ecco, Svirillina non è mai d'accordo su questa cosa. Io invece la mazza lo ha danneggiato. E ha perso del Tyrion. Ha perso cosa? Tyrion. Lo chiamate sangue blu. Il fluido che nutre i biocomponenti di un androide. Evapora dopo qualche ora e risulta invisibile all'occhio umano. Beh, dove diciamo scommetto che tu riesci a vederlo, vero? Esatto. Già. Ok, dobbiamo trovare il deviante adesso. Quindi, scansioniamo. Allora, intanto vediamo un po'. Se non ci hanno inquinato la scena, intanto vediamo le tracce di sangue blu, eccole lì. Quindi proviamo a seguirle un attimo. Ok. Ok, guarda lì quante ce n'è. Vediamo un po'. Apriamo qui. All'improbabile sia lì, ovviamente. C'erano solo scope. Ok, qua c'è una porta intanto, che prima non avevamo visto. La storia si dirama a seconda delle scelte o cambiano solo le possibili interazioni di personaggi? No, la storia si dirama assolutamente a seconda delle scelte. Ancora non siamo arrivati in un punto in cui la storia può cambiare in maniera decisiva. Però, per esempio, in una delle tre personaggi che scegliamo, una delle prossime con Kara, l'unico androide femminile che c'è qui, potremo cambiare decisivamente il corso della storia. Però sì, c'è da dire che è bello vedere quanto riescano a cambiare le storie. Noi già qua potevamo cambiare qualcosa, nel senso che potevamo scegliere di non scendere dalla macchina come ci aveva intimato il tenente Hank. In realtà noi l'avevamo fatto nella prima run di scegliere, e questa è una scelta che ho voluto bissare. Grande Hexa, ciao! Hanno usato una scala, quindi mi sa che lo dobbiamo... Quindi sì, in realtà le scelte cambiano. Infatti per questo per me... è un game design comunque intelligente quello di David Cage. Anzi, io trovo sempre più intelligente il game design che la scrittura, anche se ripeto che questo è sicuramente il migliore esempio di scrittura fra i giochi di David Cage, quello con meno inciampi narrativi fondamentalmente. Quindi, oh, Kenobisboch of the Channel, oh, grandissimo, grandissimo, grazie Kenobisboch, grazie quindi Hexa. Allora, andiamo a vedere ora come possiamo arrampicarci lassù. Grandissimo Antonio, bellotta. E... sono in un impasse perché voglio capire come arrampicarmi lassù. Là fuori abbiamo la polizia. Vediamo se abbiamo un appiglio. Ecco, là c'è chiaramente un'impronta di una mano. Forse potremmo prendere una sedia. Abbastanza elementare, direi. Vediamo un po'. Ok. Mi sa che ce lo suggerisce qua. Ehi, 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 cosa fai con quella sedia? Fidati. Provvedo a verificare. Allora, c'è da dire qua verifica, che... sì. Ecco, vi dicevo... proprio sul game design, quello che vi dicevo appunto prima, il fatto che secondo me un game design intelligente lo dimostra anche dai limiti, dai confini. Ciao Jax,
dai confini che ti dà il gioco ogni volta, il fatto che non ti faccia appunto ripetere determinate sequenze, il fatto soprattutto che non ti faccia andare dove vuoi. La libertà, questo è per me un mantra, non è assolutamente un bene. I walking simulator che danno troppa libertà al giocatore, infatti spesso prendono delle critiche negative non da poco. Everybody's Gone to the Rapture è un grandissimo peccato, proprio perché ha una storia pazzesca, una scrittura superlativa. Ecco, quella che dice miagolare è Katniss, la Pavlotti di casa che è in Compass. Cosa fai con quella sedia? Dai, Gabratta, stavo provando a fare il serio io pure. Ciao Jax. E allora qua mi sa che ci stiamo avvicinando. Tra l'altro, ecco, l'androide l'abbiamo individuato, direi, no? Ecco, qua c'è Katniss. A chi non la conoscesse ve la presento. Come capite, ovviamente non è contentissima di essere presa da Sabrina, ma subisce il silenzio perché è un gatto pazientissimo, ma non ama assolutamente essere trasportata o toccata, eccetera, eccetera, eccetera. Ma sai benissimo che io non sono mai serio. Ok, siamo al cospetto dell'androide, il deviante individuato. 19 giorni l'ha rifugiato. Mi stavo solo difendendo. Ok. Non è vero. Mi avrebbe ucciso. Maledetta umana, mollami o scatera lei dei batte. Non dirglielo. Non dirglielo. Io, se mi dessero la possibilità, sta succedendo? Lo salverei. Ma mi sa che non mi danno la possibilità di salvarlo qua. Qui, tenente! Tanti. Non c'è. Qua non ho mai capito proprio perché non abbiamo voluto dare la scelta. Perché qua la scelta poteva esserci in realtà. Muovetevi! Poteva interlacciarsi poi direttamente nell'albero con quello che era appunto la scelta di non andare. Ecco, vedete che si complica sempre di più l'albero delle scelte. E in questo caso, ora vi faccio vedere cosa potevamo fare o non fare. Intanto partiamo da qui. Qua appunto per Appius che chiedeva cambia, sì, cambia. Qua ti fa vedere veramente tutto. Allora, intanto qua si ricollega alla scena precedente, quando appunto abbiamo incontrato Hank al bar. Qua potevamo aspettare fuori, come abbiamo deciso adesso, rovesciare il drink di Hank, come abbiamo fatto nella parte precedente, è una terza scelta che non abbiamo preso. Sulla scena del crimine potevamo semplicemente compiere scelte che non abbiamo compiuto, quindi abbiamo controllato la doccia. C'è una scelta che, come vedete, non abbiamo preso lì, dopo che abbiamo analizzato il sangue sui muri, e poteva dipanarsi una timeline totalmente diversa. Connor poteva anche non sapere cosa fosse successo, e allora andavamo direttamente qui, dove secondo me non trovavamo il deviante. Abbiamo ricostruito il crimine, potevamo non farlo, e si ricollegava quindi di nuovo qui. Capite che qui, questa scelta che non abbiamo preso, Appius, questo per rispondere alla tua domanda, avrebbe assolutamente cambiato le sorti della situazione. Jax dice si spoiler tranquillamente qui. Io non l'ho giocato, cioè io l'ho già giocato, quindi per me non è un problema, però penso che in molti lo abbiano in realtà, cioè qua non lo abbiamo giocato, quindi a tuo rischio e pericolo. Ok, qua ritorniamo invece a casa di Kara. E io direi che questa è l'ultima, a questo punto, scelta che prendiamo, perché poi alle 9:30 comincio Kenobiswitch, quindi vorrei mangiare qualcosa e a questo punto andare poi direttamente a rivederci su canale Kenobiswitch. È alle 21:30 Kenobiswitch, vero? Mi confermate? Sì, sì, arrivo. Ok, servi il pasto. Infatti Jax, è sempre un rischio spoilerare, perché per me, ok, a meno i ritardi di Keno e Biswatch, ecco, non infatti c'era molto in cucina. Ora noi finiamo così questa parte e poi stacchiamo. Ok, vi dico adesso che qua la farò finire come non vorrete, perché insomma voglio fare il contrario di quello che ho fatto nella precedente run. Accendi le luci, non vedo un cazzo. Allora, io ho continuamente la tentazione di spoilerare. Allora, vediamo un po' dove sono le luci.
della centrale elettrica. Ok. I puntini non si possono mettere per Hyperlink? Non ho capito. Strana la vita. Stai dicendo a me, Jax, questo dell'Hyperlink? In quel caso non ho capito qual è la domanda. Piantala di girare, che cazzo, mi dai sui nervi! È una persona pacata e tranquilla, è bello vedere avere in casa uno come Todd. Che cazzo di problema hai? È ancora più bello averlo come padre, poi. Non è la vita che sognavi, eh? Credi forse che sia facile? Forse credi che è colpa mia? No, se la sorella mi presa malissimo, è colpa non mia solo quella tua ex. Tua madre se n'è andata? Ma mi tu sa che anche Todd ascolta la Scombrondi, eh? A volte mi fai davvero paura. Data la sua vita. La stronza se ne va senza dire una parola. E beh, ci sarà anche un motivo. La stronza mi lascia per un'impiegata del cazzo. È tutta colpa tua. Papà, no. È tutta colpa tua, cazzo. Ecco, questa è una roba che si sta ripetendo, fra l'altro. Torna qui. Torna qui. Torna qui subito. Allora, qua adesso possiamo... Tu resta lì. Non provare a muoverti. Allora, la prima scelta che potremmo compiere è restare lì. Vedete? Qua... Ecco, questo è un momento in cui in qualche modo ci vuole fare vedere l'infrangimento di questa barriera, appunto, non muoverti, che è quello che abbiamo visto quando c'erano i limiti di game design di cui parlavamo prima, ma qua lo stiamo infrangendo. Adesso, qua ora ci costringe ovviamente a fare questo passo perché ci fa capire quello, vuole esprimere il lato umano dell'androide. È un po' debole, devo dire la verità, cioè non c'è un movente, non c'è una causa. Noi che siamo abituati ai rapporti di causa-effetto, qua in realtà io ho faticato a rintracciare come gli androidi passino al lato umano. Allora, proviamo a ragionare con Todd, cosa che non avevo fatto. Dovresti lasciarla volta. In pace, non... Stanne fuori, lo toccherà a te. Molto, molto bello parlare con lui. Ecco, abbiamo... Papà è molto arrabbiato! Abbiamo lui con la cintura pure. Ok, riprendiamoci. Ecco, nella prima run, fra l'altro, io l'ho corso direttamente sopra. Questa è una bella cosa. Qua sappiamo che c'è una pistola. E questa è una bella diramazione, tra l'altro. Io ho preso scelte non violente, vi dico, nella prima run, eh. Non so se voglio continuare a farlo, ovviamente. Ma ti prego! Per il tuo bene, Alice. Ok. La stiamo minacciando con una pistola. È bellissima questa cosa. Metti giù la pistola e togliti dal cazzo. È un sappiate ordine. Che gli sparo. No, devi lasciarla stare. Devo? Se no cosa fai? Cosa cazzo farai? Mi sparerai, è così? Sparerai a un umano? Ci ha disarmato. Sembri avere un problema. Penso che dobbiamo risolverlo. Ok, vediamo un po'. Ora qua ci sono i quick time event. Devo stare concentrato. Oh mio Dio, questi sono momenti terribili questi. Che c'è sempre la paura di sbagliare. Oh cazzo, 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 cazzo. Ok. Finora tutto bene. Finora tutto bene. Aia. Lasciala stare. Sei mia e fai come ti dico. Ma dagli una testata, cazzo. Oddio, gli abbiamo sparato davvero? E su questo coup de théâtre si chiude. Thank you.
Mondie. Non so se Alice ne sarà contenta. No, Alice ci guarda un po' così. Ah, ok. Però in fondo non è nemmeno scontenta. Scappa. Non particolarmente coinvolgente a livello action. Però devo dirti che, Jax, questa sequenza mi ha colpito, perché io nella prima run invece mi ero chiuso in camera con Alice e in realtà quindi il padre era rimasto vivo, quindi più avanti in realtà poi il padre si rivedeva più volte, tra l'altro, quindi invece adesso so che non lo rivedremo. Bene, tosta come roba, eh? Ok, ora appena si chiude questa timeline faremo la pausa prima della serata che non visto. Gesti di umanità. Questa action è stata breve, tra l'altro, rispetto all'altra volta. Sì, un po' più breve, anche perché l'altra volta eravamo chiusi in stanza, abbiamo dovuto salvarci, siamo scappati alla finestra. L'altra volta qua è veramente cambiato tutto, ragazzi. Infatti voglio vedere un po'. Vedete infatti quanto è complesso quest'albero, quanto è ramificato. Guardate un po'. Cioè, questo è il più ramificato fra quelli che abbiamo incontrato adesso. La cena è pronta, Todd si arrabbia, interrompi la programmazione, Kara diventa un deviante. Qua, allora, interrompi la programmazione, sono convinto che sia, diciamo, quando hai rotto la barriera. Quando abbiamo rotto la barriera. Quindi c'era un modo in realtà per non farlo, quindi non diventavamo devianti. Potevamo anche non discutere con Todd. Todd spinge Kara di sotto, Todd sale di sopra, cosa che non avevamo fatto prima. Sali di sopra, questa, quella sotto, vai da Alice prima, da Alice prima di Todd, è quello che avevamo fatto prima. Ora, da dove parte? Ah, ecco, la timeline, infatti, da sali di sopra si ricollega direttamente qui. Pistola vista in una nuova casa, che è il precedente episodio. Prendi la pistola, potevamo anche non prenderla, e quindi generare tutto il sistema di scelte che c'è sotto. Come vedete, abbiamo fatto altre scelte nella prima run. E poi vai da Alice dopo Todd. L'abbiamo minacciato con la pistola e l'abbiamo ucciso. Ah, qua potevamo anche stordirlo. Potevamo probabilmente anche perdere, secondo me, il conflitto e quindi fare tutto il resto che non abbiamo fatto. Corri all'autobus, Kara spara a Todd e qua ci sono ancora i finali non sbloccati. Comunque, poteva cambiare molto. È un albero più ramificato del mio albero genealogico di Crusader Kings. Trama sì, ma azione relativa. E Jax, se ci pensi, è un'azione che è veramente più cinematografica che altro. Cioè, un'azione che nel videoludo, nel contesto videoludico, proprio è unica. È proprio più da libro game, se ci pensi qui. È comunque un unicum che troviamo nell'ambiente videoludico, quello di David Cage. Una volta di queste varrebbe la pena parlarne proprio a lungo, perché mi piacerebbe proprio dibatterne. Va bene, ragazzi, io direi che a questo punto sono quasi le 9, fra mezz'ora comincia Kenobisboch e quindi a questo punto andiamo a mangiare qualcosa e ci vediamo di nuovo sul canale di Kenobisboch. Grazie ad essere intervenuti così tanti, specie la Kenobisboch community. Io a questo punto vi do appuntamento alla prossima settimana, perché fra mercoledì e giovedì faremo la seconda puntata di Detroit Become Human, ragazzi. Grazie ancora, ragazzi, quindi vai gabratta con il ride e ci vediamo dopo, ragazzi. Grazie ancora, io interrompo la trasmissione direttamente da qui. Ciao.